Allora, siamo con Nico Ielpo, il presidente dell'associazione OISSA. Questa sera è una serata particolare, si festeggiano 10 anni, magari forse è anche il giorno del compleanno, no? Diciamo è l'annualità dei 10 anni, però ecco, dici tu come vi siete preparati a questa data molto importante. Allora, innanzitutto non è la data della nascita dell'associazione, l'associazione è nata il 13 aprile del 2006 da un gruppo di ragazzi, questi ragazzi erano 5, il primo presidente è stato Domenico Lamboglia, poi io, Fausto Baldini, Lorenzo Iazzetta e Rosangela Rossi. Il gruppo storico, diciamo. Il gruppo che diciamo ha dato il via a questa nuova associazione. La serata ce l'avano chiesto in tanti, dei vecchi soci e quindi anche chi ci sta vicino, gli amici, imprenditori, tutti che volevano questa serata. Ricordiamo che anche quest'anno ci stiamo avvicinando alla 10ª Notte Bianca, l'evento più importante che l'associazione OISSA sta offrendo soprattutto negli ultimi anni. La serata sarà sviluppata con le Gocce di Luna che ci lieteranno con le loro esibizioni musicali, poi ci sarà un cabarettista. Voi siete molto legati ai cabarettisti, vero? Diciamo di sì. Buon umore è importante. Sì, poi giustamente dobbiamo offrire a queste persone anche un po' di risata. Speriamo che vada tutto bene. Presidente, ascolta, tu ci puoi fare brevemente però un'analisi di come sono cambiate anche un po' le cose a Lauria e non solo, da un punto di vista ecco, dell'aggregazione, della cultura, no? Del mettere in campo iniziative anche un po' articolate. Ricordiamo la Notte Bianca è una formula non semplice perché vi sono tante cose che poi devono determinano questo mosaico che poi riesce davvero alla grande ogni anno. Ecco, com'è cambiato il tuo impegno, l'impegno dell'associazione in questi 10 anni? No, noi siamo stati sempre persone che ci abbiamo messo sempre tanta voglia, perché soprattutto in questi paesi serve tanta voglia, perché le difficoltà sono tante. Tu sai che in un percorso ci sono gli alti, ma soprattutto ci sono i bassi e sono tantissime. Organizzare un evento purtroppo non dando preparare a livello artistico, ma più a livello burocratico e di manodopera, la logistica che è stata la cosa che comunque dall'inizio ci ha fatto molto, tra virgolette, soffrire. Quindi, perché a Lauria ci sono pochi vigili, noi l'abbiamo sempre denunciato, anche se fanno un ottimo lavoro, però secondo me vogliono aiutati di più anche a livello di logistica con le strade, perché comunque sappiamo la popolazione di Lauria che è molto esigente e hanno pure ragione, giustamente, e noi ci scusiamo perché ogni anno portiamo disagi, ma noi portiamo anche allegria, questo devono capire, che cerchiamo di portare qualcosa in più. Nico, ti voglio fare una domanda importante. Tu hai citato un po' le difficoltà, no? Ma la popolazione come ha reagito alle vostre iniziative? Perché diciamo, voglio dire, non è semplice, no? C'è anche quest'altro problema di Lauria, insomma, che non è facile coinvolgere, poi ci sono tanti quartieri, ecco, come voi state portando avanti il vostro progetto con queste difficoltà? Come ti ho detto, noi siamo testardi, andiamo a testa alta, continuiamo, anche nelle contrade ultimamente ci stiamo allargando con dei compleanni, feste che ci chiamano, feste anche i supermercati, abbiamo partecipato ai 20 anni del Central Market, che ringrazio, che stasera ha offerto la torta. Poi quest'anno c'è stato l'inserimento di soci della Melara, che è sempre emarginata la Melara, e con l'ingresso di questi nuovi soci, secondo me, per me è stato importante, perché ci ho sempre lavorato, perché io non volevo solo le persone del centro, perché io voglio che un'associazione che prenda a 360 gradi, anche le contrade per me sono importanti. Noi parecchi ci chiamano che se possiamo andare a fare feste nelle loro
campagne. Noi diciamo, se c'è la possibilità, noi volentieri, perché noi ci piace fare queste cose. Poi siamo un gruppo di ragazzi che sì, siamo un'associazione, ma ormai siamo una famiglia, quindi ci crediamo. Ecco, su questo, Nico, tu hai citato i soci fondatori, no? E vogliamo, se riesci così a... perché è pericoloso, poi si citano tutti, magari ne manca qualcuno. Ecco, però vogliamo citare la squadra, è un po' come le squadre di calcio, no? E tu sappiamo che sei ferrato nel calcio. La squadra dunque, 2016-2017. Da chi è composta? Allora, quest'anno, allora innanzitutto voglio dire che l'associazione è formata da soci attivi e soci sostenitori, quelli che purtroppo non hanno tempo a disposizione oppure che non hanno lo spirito giusto, allora mettono solo un fondo monetario e quindi ci si affidano alle nostre creatività, alla nostra passione. Dal 2006 al 2016 sono passati 96 soci attivi, un bel numero, poi chi per problemi di lavoro, chi per problemi di studio, quindi ha potuto abbandonare. Poi ci sono anche persone che comunque ancora ci seguono nonostante sono fuori e, come ti ho detto prima, ci aiutano con la parte economica. Invece la squadra che ormai è stabile da 3 o 4 anni a questa parte è composta da me presidente, Lucia Limongi vicepresidente, Antonio Gallo segretario, Pasquale Sisti tesoriere e cassiere. Poi abbiamo Giacomo Curzio, Lucia Donaddio, Antonella Candisani, Vincenzo Limongi, Arianna Chiarelli, Giuseppe Gallo, Cesare e poi Mario Palladino, Gabriele Gallo, speriamo che non mi è sfuggito nessuno, Antonello Grillo, insomma una squadra, Antonella Ferraro, no, perché se li dobbiamo dire tutti. Mo l'emozione è quella che fa molto da... Va bene, ma poi magari li controlliamo e quindi almeno sul giornale cartaceo mettiamo tutti i nomi. Nico, e tu vuoi citare... Arianna Chiarelli l'ho detto, sì. Arianna Chiarelli lo diciamo. Nico, vi state preparando alla Notte Bianca, ecco, ci puoi dire qualche... perché siamo già, sappiamo bene che per organizzare qualcosa di importante bisogna partire un anno prima, quindi figuriamoci, ecco, dici qualche piccola novità o qualche situazione che state curando particolarmente. No, quest'anno abbiamo detto che già l'anno scorso abbiamo cominciato un bel cammino facendo venire Marina Rei e Enzo Salvi. Quest'anno quindi ci dobbiamo migliorare siccome è il decimo anno. Quindi diciamo già che la parte centrale della serata ci sarà una big. Puoi dire il nome ancora? No, ancora no, perché è pericoloso. È pericoloso. Come la politica, dire i primi nomi si brucia, è meglio ancora stare in stand by. E quindi diciamo comunque ci sono lavori in corso, no? Voglio dire, nel senso che c'è tanto impegno per questa attività. Ecco, come si svolgerà la serata? Vi saranno dei momenti in cui, non so, farete vedere dei filmati, ecco, cosa? Allora, cominceremo con una presentazione dell'associazione, con un filmato dedicato ai 10 anni dell'associazione. Dopo ci sarà questo cabaret che lieterà la serata, tra una cosa e l'altra poi ci sarà Gocci di Luna che farà fare qualche ballo, poi ci sarà il mio discorso che lo devo fare purtroppo perché sono il presidente, e poi se vuole parlare qualcuno dei vecchi soci sarà quello il momento e poi ci divertiremo fino a quando possiamo. Nico, per chiudere, tu pensi che questa iniziativa si è fatta solo nel decennale, si sta facendo ovviamente, o tu pensi che è una formula che si può ripetere ogni anno, questa sorta di cena beneaugurante, cena iniziale per le attività? Allora, questa è una domanda che me l'hanno fatto in tanti, Mario. Io spero che stasera vada bene, perché i numeri ci sono, però tu sai che in queste cose poi la gente deve rimanere contenta. Ci scusiamo perché questa è la prima volta che noi facciamo un evento del genere, quindi c'è sempre da imparare,
però già gli associati hanno messo in preventivo che la vogliono proporre anche il prossimo anno, anche se quest'anno è perché c'è il decennale, però l'anno prossimo sarà formulata in un diverso modo. Poi, come dice un nostro vecchio amico che non c'è più, Rodolfo Mignone, che è stato sempre vicino, lo voglio ricordare, è stato sempre vicino all'associazione OISSA, diceva Nico, guarda, che ne ho sentite tante, e ti posso dire una cosa, che su 400 persone, se 100 parlano male, se le 300 hanno parlato bene, tu di quelle 300 devi essere contento. Ed è un insegnamento importante. Nico, complimenti, auguri per i prossimi 10 anni. Tu farai sempre il presidente? Io spero di no, perché poi, siccome è un'associazione prettamente dedicata ai giovani, quindi voglio trovare un giovane o che è all'interno già, o che magari esterno, ma sempre deve essere un giovane. Sicuramente il mio appoggio ci sarà sempre, come degli altri, che Pasquale per esempio, Annonella, Ferraro, che sono più grandi di me, ci sarà sempre, però l'associazione secondo me deve essere sempre comandata da un giovane, perché dobbiamo far capire che anche i giovani esistono. È una cosa importante, se in questo periodo i giovani sono messi da parte, è il momento che si facciano, non devono avere paura, i giovani si devono mettere in gioco, non ci dobbiamo far spaventare da chi ci vuole far spaventare, perché questi ragazzi che stasera organizzano questa serata, organizzano la Notte Bianca, si sono messi in gioco, hanno usato il verbo del fare, e quindi come persone come noi ce ne possono essere tante altre, perché forse hanno un po' di paura, ma se no ce ne sono tante. Grazie.